Con Maddalena Gissi, segretaria generale della CILS Scuola, e siamo alla manifestazione di Reggio Calabria per l'autonomia differenziata e la regionalizzazione della scuola, un problema che affligge moltissimo docenti e personale ATA. Dottoressa Gissi, ci spieghi un pochettino la situazione e lo stato dell'arte di questo problema veramente che coinvolge tutto il settore scuola. Oggi siamo a Reggio Calabria perché dobbiamo discutere di Mezzogiorno. Il Mezzogiorno ha bisogno di prospettive, di lavoro, di crescita e di una nuova economia. La nuova economia deve partire dal capitale umano e se non ci sono investimenti in termini di istruzione e in termini di opportunità, pari opportunità, non ci sarà mai una vera mobilità sociale. L'ascensore sociale appartiene ad un'altra dimensione e noi vorremmo far capire al governo che se i ragazzi della Calabria non hanno i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola, diventano ragazzi utili più per la malavita organizzata che per una società che si definisce civile. E poi siamo qui con uno spirito, difendere l'istruzione nazionale. L'autonomia differenziata sta continuando il suo percorso attraverso rilanci di natura politica. Noi abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere alla politica di fermarsi, di riflettere. L'istruzione non può essere luogo di scorribande politiche. L'istruzione, il sistema scolastico nazionale deve avere un'identità nazionale, deve garantire un contratto nazionale, deve avere una formula di reclutamento che garantisca i tanti precari. Stiamo lottando per i precari e poi lasciamo che tutto avvenga senza il rispetto per il personale che aspetta da anni queste risposte. E quindi oggi la nostra manifestazione, la nostra massiccia presenza, ci sono diverse centinaia di persone che arrivano da tutta Italia e sono qui per difendere un sistema che deve essere italiano, perché l'Italia l'ha fatta anche il sistema scuola. L'unità d'Italia nasce in momenti lontani, ma continua a essere l'unico legame forte che fa dell'Italia la settima potenza mondiale. Grazie Maddalena Gissi, buon lavoro. Grazie a voi.